Glauco? Un nome di tradizione mitologica, veniva usato da Omero per definire il mare, argentato, luccicante. Lui è uno dei protagonisti dell'argomento di questa puntata. Ben ritrovati a tutti, tra poco presenteremo i nostri ospiti. È una puntata, lo avrete immaginato, dedicata ai nostri amici a quattro zampe, dedicata a tanti aspetti della vita con quelli che poi a tutti gli effetti fanno parte di una famiglia. Con animali che però spesso e volentieri devono fare i conti anche con casi di abbandono. E proprio per questo io ho il piacere di avere ospiti in studio qui oggi i rappresentanti dell'associazione Animal Angels di Novi. Buongiorno a voi, ben arrivati. Buongiorno. Ringrazio per la partecipazione la presidente Emanuela Scarcella e poi ancora Anna Garaventa, che è la sua vice. Con loro parlerò dell'attività di questo sodalizio e ringrazio i due volontari che stanno accudendo, anche se è bravissimo, ce ne siamo già accorti durante le prove, Glauco. Ringrazio Roberto e Velella. Allora, dicevamo, Manuela, volutamente il primo piano di apertura era per questo cane, un cane segugio, un cane che purtroppo è ancora ospite presso il canile di Tortona. La sua storia. Come tanti cani da caccia, è un cane ritrovato libero per strada, diciamo, quindi accalappiato. Non aveva il chip, cosa che invece sarebbe auspicabile che tutti i cani abbiano a questo punto, è, diciamo così, la norma di legge che lo impone, e quindi nessuno l'ha reclamato ed è con noi ormai da un annetto. È un cane che proprio distingue proprio per la sua tranquillità, la sua bontà, la sua capacità di andare d'accordo con chiunque. Ovviamente ci sono cani più timidi, ci sono cani più, diciamo così, che hanno più voglia di essere accarezzati e di essere coccolati. Lui è un cane per tutti, cioè proprio sta con i bambini, sta con le persone più adulte, sta con gli anziani. È un cane che quando accogliamo i bimbi delle scuole, quando accogliamo persone anziane anche, perché ci viene proposto ovviamente così, così come attività, pet therapy è un termine ovviamente molto ampio, però come attività assistita dagli animali, lui è un cane che può lavorare con tutti. Sono i cosiddetti cani d'affezione, se vogliamo usare un altro termine che ci è abbastanza noto, e sono cani che consideriamo che Glauco ha 8-10 anni, ecco, possono essere benissimo ricollocati, ricordiamolo, lei lo ha ricordato, sono cani in questo caso molto mansueti, però non per questo, ahimè, così facilmente adottabili. Spesso le famiglie cercano il cucciolo, spesso chiamano per avere un cucciolo, mentre in realtà quanti ospiti avete in canile a Tortona? Non molti, per fortuna, una settantina. Sono sempre tanti, però abbiamo toccato anche delle punte di 120 cani, quindi tantissime le adozioni in questi 3 anni, di cui andiamo contentissime, ma soprattutto posso dire andiamo contentissimi delle numerose adozioni dei cani adulti. Quindi io non dispero assolutamente per un cane come Glauco, soltanto deve giungere la famiglia giusta che può capire che un cane adulto ha anche una gestibilità più semplice di un cucciolo, perché il cucciolo richiede realmente tantissime attenzioni, tantissime ore diciamo, di lavoro, che poi non è un vero e proprio lavoro, ma è un piacere, però comunque bisogna insegnare moltissime cose nel primo anno di vita. Lui, l'abbiamo anche già portato in alcune case a fare degli affiancamenti, è bravissimo anche con i gatti, cosa che da un cane da caccia non ci si aspetterebbe, insomma ci si aspetterebbe un predatorio molto spiccato e quindi un rincorrere i gatti. Lui non fa neanche questo, quindi cane che ha bisogno di tantissima presenza delle persone perché è un coccolone e di essere accudito. Del resto l'abbiamo portato fin qui in Alessandria, attraversando dal parcheggio la città, non ha fatto una piega neanche a camminare in città, quindi per essere un cane che probabilmente ha soltanto lavorato come cane da caccia, direi che ha veramente tantissime caratteristiche positive. E poi per chi non li conosce, io ho dovuto sperimentarlo proprio personalmente, un segugio a casa ci vuole, perché sono di una tenerezza e di una capacità, affettiva che se non li si conosce non li si può neanche presentare. Per
perché loro anche con i bambini, pur spesso non avendone mai visto uno, sono estremamente affettuosi e lo vedete cosa vuole lui, vuole stare fra le mani. Vuole compagnia, vuole affetto, sì. Vuole l'amore che questi animali, i nostri amici a quattro zampe, sanno dare in modo incondizionato. Io farei una battuta ora con Anna Garaventa, la vice di Animal Angels. Abbiamo parlato subito all'inizio di questo cane che rappresenta, ecco, diciamo così, gli ospiti del canile di Tortona, però voi avete, lo dice il nome stesso, base operativa a Novi Ligure, avete tante realtà che seguite ed ora appunto siete anche su Tortona. Sì, diciamo che nel canile di Tortona siamo entrati nel 2012, quindi quando la nostra attività era già consolidata da almeno un 3-4 anni, perché formalmente, ufficialmente nasciamo a marzo del 2009, in realtà esisteva anche prima l'associazione. E noi ci occupiamo sostanzialmente, ci occupavamo e non abbiamo smesso, anche se quello del canile è un impegno grosso, di risolvere le emergenze che si creavano sul territorio. Molto spesso, a parte la sterilizzazione delle colonie feline, quindi la ricollocazione di gattini piuttosto che di gatti adulti, ci siamo trovati a dover fronteggiare situazioni che non potevano essere risolte dalle istituzioni, ma non perché sono particolarmente sorde ai richiami, perché proprio burocraticamente è difficile trovare una soluzione. Faccio un esempio per tutti: il vecchietto che ha il cane e va in casa di riposo o peggio muore e i parenti non intendono portare avanti il discorso di adottare il cane rimasto, non può entrare subito in canile perché comunque è un cane di proprietà, quindi si cercava di ricollocarlo altrove attraverso i nostri canali e abbiamo cominciato a lavorare molto sulla rete, su Facebook, sui network. Siamo arrivati a superare abbondantemente 10.000 contatti, quindi questo diciamo che agevola per una certa parte il lavoro che prima facevamo in piccolo. L'associazione è cresciuta numericamente come staff, è cresciuta numericamente come volontari. Solo al canile di Tortona, ad esempio, al momento abbiamo tesserati e assicurati una sessantina di volontari, che ovvio non tutti sono presenti tutti i giorni dell'anno in canile, perché poi è volontariato, quindi c'è chi lavora, però diciamo che c'è una buona turnazione e i cani del canile di Tortona riescono comunque ad uscire tutti almeno una volta al giorno, se non addirittura due o tre, quindi insomma diciamo che stiamo bene. Per quanto riguarda gli altri volontari, è cresciuto anche il numero delle persone che non vanno in canile, ma per quanto gli compete si occupano di cose in base anche alle loro professionalità. Ad esempio il nostro tesoriere lavora in banca, quindi chi meglio di lui poteva fare il tesoriere? È di una comodità incredibile, perché quando arrivano fatture da pagare, cos'è? Basta alzare il telefono e lui si attiva e fa tutto online in tempo reale. Quindi insomma, diciamo che anche lì è una buona parte di lavoro che è venuta e siamo cresciuti, adesso siamo ancora in fase, io mi auguro, di espansione. Funzioniamo come una piccola aziendina, quindi abbiamo una minima organizzazione interna con dei ruoli ben precisi e questo ci consente di fare tutto quello che facciamo, perché noi solitamente in un anno ci sono 52 settimane, noi facciamo a volte 60-65 uscite di raccolta fondi, raccolta alimentari, raccolta farmaci, quindi su questo ci torniamo proprio a breve, anche perché ricollochiamo, per chi non lo sapesse, anche se è una realtà molto nota quella del canile di Tortona, dove si trova? Si trova proprio alle porte delle città, sulla provinciale tra Tortona e Castelnuovo Scrivia. È davvero un fiore all'occhiello per il territorio, grazie a chi lavora all'interno della struttura e grazie ai volontari. Noi mentre parlavamo abbiamo mandato immagini di repertorio, ora si sono fatti altri lavori, quindi si sta ancora ulteriormente migliorando questo spazio, che noi vorremmo fosse soltanto transitorio per gli ospiti che lì si trovano, perché purtroppo tanti animali, ahimè, ci trascorrono tutta la loro esistenza proprio perché lì abbandonati e non riescono più a trovare una famiglia. Però dicevamo, è una struttura che viene ben voluta proprio perché tanto anche il territorio dà nei confronti della vostra associazione e di chi opera in generale. Quando si parla di animali
appunto di chi opera nel contesto del welfare, quindi è bello sentir parlare di iniziative che a catena poi si riversano su di noi, dalle camminate alle varie manifestazioni, a spettacoli, spesso vi abbiamo seguito e spesso comunque la gente è con voi. Indubbiamente sì, noi siamo contentissimi in realtà, intanto per tutte le persone che ci chiamano, quindi vuol dire che quello che noi volevamo, cioè far passare il messaggio che in caso di difficoltà bisogna chiamare le associazioni presenti sul territorio, non siamo gli unici noi ad adoperarci in questo modo e quindi almeno rivolgersi alle associazioni della propria città. E perché a volte può capitare anche di non poter tenere un cane e piuttosto che tenerlo male è carino darci un pochino di tempo. Noi spesso andiamo a casa delle persone, facciamo una foto, conosciamo il cane perché per poterlo presentare ovviamente è bene conoscere il cane e poi pianino pianino riusciamo a ricollocarlo. Quindi questi gli obiettivi di associazioni nate sul territorio come noi. Quando una persona, una famiglia si avvicina a voi per poter vedere il cane, chiede di determinate, immagino, caratteristiche, comunque voi siete di supporto, qual è l'iter? L'iter può apparire un po' complesso, ma in realtà una cosa che ci ha dato moltissima soddisfazione, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, che molte persone che si sono avvicinate per adottare un cane sono poi diventati volontari. Perché noi chiediamo che venga frequentato il cane per qualche volta, diciamo, e non possiamo mai dire quante, perché se è un cane molto giovane, espansivo, facile da, diciamo così, da conquistare, alle volte bastano veramente 2 o 3 affiancamenti. Su cani adulti, e uno degli ultimi che è uscito aveva sulle spalle un pastore 10 anni di canile, quindi 10 anni di box, ha avuto bisogno di parecchi affiancamenti perché non aveva assolutamente, veniva gestito dai volontari, ma soprattutto da pochi volontari perché era anche un cane un po' impegnativo. Quindi la pazienza dell'adottante ha fatto sì che potesse essere riconquistato e addirittura inserito in famiglia con un altro cane maschio, che a noi è sembrato, devo dire la verità, un miracolo, perché comunque parliamo di un incrocio pastore già vecchiotto che avrebbe dovuto abituarsi ad una nuova vita a ricollocarsi addirittura a casa con un maschio, ok, socievolissimo, ma insomma sempre una cosa abbastanza complessa. Invece è andata benissimo. Molte persone che sono venute recentemente, vivendo poi il canile quotidianamente con noi, facendo gli affiancamenti con il loro cane, poi ci chiedono come si fa a diventare volontari. Non c'è bisogno di grandissimo tempo per fare i volontari di un'associazione animalista, perché come diceva Anna, c'è spazio per tutti, anche per persone che hanno pochissime ore nel mese. Noi veramente studiamo l'impossibile per poterli aiutare e per esempio quando ci occupiamo di bomboniere solidali abbiamo una persona che ci prepara solo le bomboniere solidali, persona che magari può venire soltanto una volta alla settimana in canile, questo non vuol dire che lei sia meno importante di tutti coloro che quotidianamente accudiscono i cani che sono in canile, perché è una persona che viene da lontano, per cui fa per noi un servizio importantissimo che è la preparazione delle bomboniere solidali, per esempio. Però a questo punto bomboniere solidali, qui potrebbe scattare il matrimonio, che succede con queste bomboniere solidali? Non solo, anche i battesimi, le comunioni, le cresi, perché insomma sì, sono curiosa. Allo scopo di raccogliere fondi ci siamo anche inventati le bomboniere, quindi chi ha piacere, quindi numerosi sposi durante l'anno fanno una donazione che può essere una donazione a piacere e ricevono una nostra pergamena con scritto che appunto con la loro donazione hanno aiutato i cani gestiti da Animal Angels. Qualcuno per esempio dice io vado nella vostra farmacia di fiducia e pago una parte del vostro conto. Quello che vogliono, cioè non abbiamo, capisci, neanche per le adozioni a distanza, non c'è un valore, c'è quello che uno ha piacere di fare per aiutare, che può essere un mese sì, un mese no, però i modi per aiutare gli animali sono veramente tantissimi e noi ci siamo inventati anche le bomboniere, quindi chi ha piacere confezioniamo noi una tipologia di bomboniera a forma di gatto con il cartoncino, con i nostri colori, ma ad esempio gli ultimi sposi hanno richiesto una cosina diversa, un cuore che comunque è simbolico dell'amore che hanno loro per gli animali e addirittura faranno fare il famoso tableau, quindi l'hanno proprio
presa a cuore questa cosa, con le foto dei cani del canile. Quindi è una ulteriore promozione di questi musini che poi a suon di girare magari portano anche l'adottante in canile. Quindi bisogna realmente diffondere molto per poter raccogliere. Diciamo che anche qui è una bella soddisfazione, perché è partita quasi in sordina 2 anni fa questa iniziativa delle bomboniere solidali e sta crescendo progressivamente nel corso del tempo. Quest'anno ad esempio abbiamo 5 matrimoni, abbiamo già fatto 2 cresime, una comunione, insomma, diciamo che stiamo crescendo anche da quella. Ma dicevamo, l'avete accennato e volevo proprio arrivarci, cani ma anche gatti, perché sì, ovviamente Animal Angels, animali in senso lato, abbiamo anche il discorso gattile, guardiamo la maglietta appunto. Anna, prego. Gattile, allora sì, i gatti ormai per definizione toccano a me, sì, sono i miei. Gatti, beh, noi non abbiamo un gattile e di questo ci rincresce moltissimo, perché se avessimo una struttura come poteva essere il canile di Tortona, faremmo faville. Non ce l'abbiamo, quindi ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo. E insomma, fino adesso sono tutti ospitati nelle case dei nostri volontari, in stallo, in attesa di adozione. Qualcuno, ahimè, ci rimane appiccicato perché non riesce ad andare da nessuna parte, però insomma continuiamo e perseveriamo nell'impegno. Abbiamo sterilizzato l'impossibile, tanto per darti un numero, nel 2014, perché non ho il dato aggiornato del 2015, abbiamo fatto qualcosa come 250 sterilizzazioni. Che non sono poche, sono tantissime. Il problema nostro è che sembra sempre di svuotare l'oceano con un cucchiaio bucato, perché a fronte di tutte le sterilizzazioni che facciamo continuano a piovere gattini come se niente fosse, quindi c'è qualcosa nel meccanismo che non funziona ancora a dovere. Però insomma l'impegno ce lo mettiamo. Cioè, si lavora anche su questo fronte. Quello che io vorrei far passare come messaggio a tutti coloro che ci chiedono aiuto, che è bene che chiedano aiuto alle associazioni animaliste, non pensino che noi siamo una specie di divina provvidenza che arriva e provvede direttamente al problema. Purtroppo siamo tutti volontari, siamo piazzati tutti nello stesso modo e abbiamo la casa invasa da cani e da gatti, quindi generalmente chiediamo alle persone che fanno le segnalazioni, non per cattiveria, di tenere più o meno in stallo il gatto che in quel momento è da collocare e darci un attimo di tempo per poterlo collocare, perché non possiamo andare lì e dire ah sì va bene, porto via. Il problema lo risolviamo però con i tempi un pochino più lunghi. Se avessimo un gattile forse non saremmo piazzati così, ma non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo aggiustarci. Fare un appello e vedere se riusciamo a recuperare una struttura degna appunto per il vostro servizio. A costo zero possibilmente. A costo zero ovviamente, perché voi siete volontari, lo ricordiamo. Abbiamo ancora pochi minuti perché il nostro appuntamento sta per terminare e vorrei con la Presidente Manuela Scarcella fare soltanto una riflessione, anche se purtroppo è l'attualità che sia sul nazionale che sul locale poi ci porta ad avere la pelle d'oca, anche se ci sono 30 gradi, diciamo così, e parlo dei canili lager, altra questione spinosa, sequestri, eccetera, che ha toccato anche la provincia d'Alessandria. Sì, questo è veramente un argomento doloroso, perché io credo che si parta dal concetto che sui cani si ravvisi sempre la possibilità di fare del business, quindi si parte da un discorso che può apparentemente essere affascinante e semplice, di aprire una struttura, di fare la pensione, di fare l'allevamento, che magari per un periodo di tempo va anche bene, che però poi si va a fare i conti, come facciamo noi quotidianamente in canile, in cooperazione con la ditta che lo gestisce, dei costi. I cani costano, se li vuoi gestire in un certo modo, costano tanto. Per cui finisce il business e finisce il business e non si deve per forza arrivare, secondo me, alla situazione del canile lager piuttosto che di situazioni così pesanti come abbiamo visto accadere recentemente in provincia. Anche in questo caso si può chiedere aiuto. È l'appello che io, ormai sono 7 anni che predico sempre queste cose. Se si fa un errore, piuttosto che farlo pagare agli animali, chiediamo aiuto, cioè non riduciamoci in questa situazione, perché
Posso fare un esempio, noi delle nostre collette alimentari una buona parte la utilizziamo per quello che ci serve per i cani del canile, ma noi aiutiamo anche tantissime realtà locali, aiutiamo tantissime situazioni nazionali, quindi abbiamo già inviato dei carichi di cibo in Sardegna, dei carichi di cibo in Sicilia, cioè se ci sono delle emergenze noi teniamo sempre un pochino di scorta per aiutare. Quindi io l'unico appello che posso fare è, spererei di non dover più leggere cose di questo genere, ecco, chiedete aiuto, chiunque voi siate. Noi abbiamo parlato e stiamo riflettendo ovviamente di questioni, appunto, come ha detto, dolorose e che vanno riviste anche dal punto di vista normativo, perché c'è una legge mai troppo severa, ecco, diciamo così, nei confronti dei maltrattamenti, nei confronti degli animali, ma questa è un'altra storia e probabilmente ci vorrebbe un altro capitolo e un'altra trasmissione. Io però vorrei chiudere questo appuntamento e intanto ringraziarvi per la vostra partecipazione, con qualcosa anche che però ci mette di buon umore e ci fa sorridere, perché è estate, è tempo di vacanze. Voi in vacanza ci andate poco, perché con tutte le turnazioni che avete mi sa che dovete fare andare gli altri per gestire appunto i piccoli e i grandi ospiti che avete appunto in canile, non solo. Però ripeto, chi va in vacanza e chi ha un animale, un amico a quattro zampe insomma al seguito e lo sente di famiglia, può organizzarsi, può farlo, le famose vacanze bestiali. Quindi ricordiamo che è possibile, senza alcun problema, portare con sé quelli che sono, sì, animali a tutti gli effetti, ma che in realtà fanno parte della propria famiglia, proprio visitando anche attraverso il web strutture dedicate e facendo sì che appunto la famiglia possa essere davvero al completo, perché in vacanza ci si va davvero tutti, compreso Glauco, che spero al più presto trovi una famiglia. Intanto io ringrazio voi, ci rivedremo sicuramente nelle prossime stagioni per avere tutti i vostri aggiornamenti sul vostro bel modo di fare volontariato. Grazie a tutti voi, arrivederci. Grazie.